Si fermi. Non sono ammessi i giornalisti assetati di sangue. Non importunare la signora, dobbiamo andare via, sta arrivando il magistrato, dai. Sono io il magistrato. Katia è una tosta, nel senso che tu magari ti immagini questa pubblico ministero, no? Molto, un look molto un po' serioso, eccetera, no. Mi scusi. Ecco. Avete identificato il rapinatore? Sì. Lei è una che ha questi look meravigliosi, va sulla moto. Movimento, azione! È una con un bel caratterino, quindi ovviamente in una dimensione come quella di Apulia e dei cops si farà notare. C'era la fototrappola di un cacciatore vicino all'auto del rapinatore morto. Quindi avete già scoperto dove è nascosto la croce. Però questa giovane magistrata ha le prime esperienze, poi ha anche bisogno di un appoggio, di un aiuto, di una persona che sappia anche consigliarla, e vede un po' in lui questa persona, malgrado tutto. Poi ho preso informazioni su di lei e i casi che ha risolto. Tutti dicono che ama fare le cose di testa sua. Giusto lo zic. Cinardi è comunque poi uno che il suo lavoro lo sa fare, quando vuole. Per calmare la curia ho dovuto accettare un'offerta d'aiuto. Che tipo di aiuto? Dall'alto. Movimento, azione! E quello chi è? Don Filippo, il procuratore capo dice che Trefedeli è famosissimo. Come ciclista della terza età, forse. Don Filippo è una sorta di Sherlock Holmes con l'abito talare, mandato dal Papa proprio per questo fatto criminoso, il furto di questa croce. Guarda quanto è bella, sembra Don Matteo. No, sai, stavo a dirlo io. È costantemente in contatto con Sua Santità, ma per cose banali. Santità! Si ricordi, la manopola di sinistra è quella dell'acqua calda e quella di destra è quella dell'acqua fredda, esattamente. No, no, secondo Santità, no, 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 la, no, non deve mescolare il bucato, deve fare solo il bianco, oppure lo chiama perché non funziona il televisore. No, 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 la partita di Champions League è domani sera, non stasera. Ma meriterebbe uno spin-off questa storia. Sì, assolutamente. Una cosa meravigliosa. Azione! I frammenti dello stinco di Sant'Oronzo tenuti nella preziosissima croce verranno esibiti come al solito durante la processione. Don Manolo è il parroco di Apulia che si ritrova a subire questa aggressione. Oddio, è ancora vivo! La croce! E soprattutto il furto di una di quelle che lui definisce una delle reliquie più importanti di tutta la cristianità. Dopo il dente di San Vito. Dopo il dente? Subito dopo il dente. Padre! Che è lo stinco di Sant'Oronzo. Per me il segnale tuo è questo. Miniero mi vede prete già la terza volta, mi vede sempre in divisa soprattutto, non riesce a vedermi con abiti di civili, ecco. Luca, perché? Ok, stop, buona, posto, questa l'abbiamo finita. Hanno ucciso il visconte! Adamo, non ti faccio passare, Adamo! Adamo! Questo chi è? L'ambito di un racconto grottesco è tratteggiato un personaggio che soprattutto noi siciliani conosciamo bene, che è il nobile decaduto. Il conte De Santis, il fratello del morto. Cioè il conte è fratello di un visconte? E dove siamo? Su Downton Abbey? A un certo punto dice, questa è una tragedia, come dice il bardo, che non c'entra niente. Per sua natura e per la sua seguace dispregia, poiché in altro porta speme. Dovete assolutamente vedere questa serie perché è piena di attori bravissimi, esclusi quelli che fanno i nobili. Allora, qui siamo in Italia, stiamo registrando, si parla italiano. È italiano, Dante Alighieri.